Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Sono Scarso a Terraria. Il mio nome è come sempre qui Tuono 8 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per andare a uccidere di nuovo il distruttore di mondi, il mangiatore di mondi, perché il distruttore è quello meccanico dell'hard mode, mentre il mangiatore di mondi invece è il vermone della corruption, quello pre-hard mode. Comunque, ripeto, siamo tutti qui per distruggere il mangiatore di mondi. Perché? Perché voglio completare il set di armatura. Oltretutto molti di voi mi hanno fatto sapere che posso utilizzare i cosi col fossile per avere un'armatura figa, che anche se non userò, perché comunque da quello che ho capito è un'armatura per chi usa armi da lancio, io non ne uso tantissime, voglio farmi. Solo che non ho dietro nessun tipo di nessun tipo di coso con... Stavo guardando se avevo i... come che i fossili. Il dirt con dentro i fossili. Perché si possono usare, da quello che mi avete detto, nell'extractinator, ovvero qua. E ogni tanto danno i fossili che servono per fare questa armatura fossile, che sembra comunque una figata. Ah, e sotto richiesta ho fatto l'armatura di legno da aggiungere qua. Probabilmente dovremmo scendere un altro livello per altre armature, però qua vorrei tenere tutte le armature coi materiali basilari e di qua invece armature più strane come quella da ninja, quella di cactus che dobbiamo ancora fare, eccetera eccetera. Quella di legno io la vedo proprio come la tier 1, quindi per questo l'ho messa tra le armature basilari. Comunque per fare, per evocare il nostro caro mangiatore di mondi, dobbiamo avere un tot di cose e una di queste cose è la polvere, la polvere disgustosa, che si fabbrica con questi funghetti. E si fabbrica dove? Artigianato, oggetti richiesti, bottiglia. Ok, quindi serve una bottiglia. Adesso scusate che passa un'ambulanza, va bene così, ma io dovrei avere, forse, credo, non lo so più, non ho delle bottiglie. Cioè, c'è qualcuno alla quale posso comprare le bottiglie, scusate, anche vuote? Isaac, dai, tu che bevi il gin, ce l'avrai sicuro delle bottiglie. Hai delle pozioni, ma non hai delle bottiglie, bastardo. Ah, si può prendere il hay con un sequel per 60 d'argento. Ah sì, prendi. Non ho 60 d'argento perché ce l'ho tutti là. Vabbè, ti è andata bene. Allora, vediamo un po'. Tu, no. Tu, vabbè, tu sei il tizio delle cose. Tu cos'hai? Bottiglie, bottiglie, no. Te tesoro, te hai le bottiglie, dai. No, tu hai la polvere purificatrice, ma non hai le bottiglie. Quanto ti sto odiando. Dante non avrà le bottiglie mai nella vita. Come si craftano le bottiglie? Ah, questo sarebbe bello da sapere. Qua no. Tu sei la tizia dei capelli. E infatti è hair dye. Ok. E tu invece guarisci. Niente. Niente, niente. Non so come si craftano le bottiglie. Cioè, è così strano non sapere come si craftano le bottiglie a questo mondo. Vediamo un po'. Ce l'ho del vetro? Sì, dai che ho del vetro. Quindi, ah, bottiglia. Allora, ne ho un po'. Quindi in teoria dovrei poter craftare la polvere. No, no, non posso. Non posso. Nonostante la bottiglia, io non posso craftare la polvere. Perché? Dice requisito bottiglia. Io la bottiglia ce l'ho. Quindi mo mi fai craftare terrarium. Niente. Non mi craffa, non mi fa craft. Sono una persona triste. Sono una persona molto triste. Perché? Scusatemi, Andiamo qua. Perché io voglio craftare della polvere disgustosa per tornare dall'altra parte nella solita corruzione per combattere. Però qua dice fungo disgustoso. Rimuove il sacro. Artigianato. Oggetti richiesti. E allora perché? Io la bottiglia ce l'ho. Forse devo posizionarla. Forse devo posizionarla. Forse la metto qua sul crafting table. E
E voilà. Fantastico. Quindi ne abbiamo 35. E se non mi sbaglio ne servono 20 per evocare il vermone. Giusto? Giusto, no, non farmi arrabbiare, eh. Quindi se arriva una bottiglia e basta, io ho creato 26.000 bottiglie. Vediamo un po', ceppo marcio. Allora, eccolo qua. Il richiamo per verme, ovviamente il demone d'altare, ne servono 30. Perfetto, ne abbiamo 35. Quindi uno riusciamo ad evocarlo. Fantastico. Per una volta le cose funzionano in Sono Scarsa Terraria. Allora, quindi ci dirigiamo prontamente verso la corruzione con la nostra nuvola scorreggiatrice. Tanto non possiamo neanche farci del male, quindi usiamo anche la nostra bella slimina che ha il doppio salto anche lei. E tanto non possiamo più soffrire i dolori della crescita. Quanto è bello. E poi tornando ci immergeremo qua nel deserto e prenderemo tutti quei cazzo di fossili. Facciamo così? Sounds like a plan. Perfetto. Allora. Oltretutto, tra la slime e questo coso saltone, secondo me diventa abbastanza facile. Oddio, anche con questo era facile, però la spada è molto più veloce. Quindi secondo me sarà una passeggiatina di quelle veramente facili facili, disse lui prima di morire. Soprattutto perché se muoio dovrò rifarmi tutte le vial, cioè tutte le polveri disgustose. Quindi non è esattamente auspicabile il fatto di... Cazzo, ragazzi, mi sono dimenticato tutte le pozioni. Le piglio e ci vediamo alla corruzione. Sono un pirla. Ok ragazzi, siamo in fondo alla corruzione. È stato molto più facile adesso col ferro di cavallo arrivare fin qui sotto. E crafteremo questo, ma non lo useremo subito, ovviamente. Il piano è quello di tornare su e di arrivare finalmente a in superficie per poi chiamare Litter of Souls. Ormai si è fatta notte, ma sti cazzi, noi lo facciamo lo stesso. Ho lasciato a casa la pozione di rigenerazione perché non penso che mi serva, onestamente. Adesso non so se questo è troppo alto. Spero di no. Spero vivamente di no. Però voglio vedere come se la cava questa spada contro il mangiatore di mondi. Quindi, anche se notte, abbiamo una pozione splendore. Io direi che stavo per usare questo. Ok. Direi che utilizziamo l'esca del verme. 3. Ah. Allora. Cattivo. Cattivo. Madonna santa. Adesso devo anche recuperare vita. Che palle. Sì. Dai. Chi è il prossimo? Oltretutto perché devo riuscire a prenderlo. Ho scelto questo punto qua perché è bello lungo e riuscirò comunque a tenerlo a bada qua. Oddio, non è lunghissimo, eh. È più piatto che c'è in questa zona. Però Madonna, vieni qua. Frog splash proprio. Allora, senza ulteriore indugio, usiamo la cazzo di esca, schiacciamo B e prepariamoci ad uccidere il signorone. Eccolo lì. Vieni su. Vieni qua, dai, dai, che ti aspetto. Dove vai? Bastardo, eh? Però io ti salto addosso e ovviamente passa un'altra ambulanza. Beh, devo dire che comunque è abbastanza facile. Lui arriva, noi lo seguiamo. Se gli saltiamo sopra, oltretutto, gli facciamo un male porco. Abbiamo fatto fuori un paio di teste. Abbiamo ancora un sacco di vita. Dai, dai, vieni avanti così. Su, su, va come ti stupro. Va come ti stupro male, zio, dai. No, non ci devi neanche provare. Non ci devi proprio neanche... È un eccicello, lo stiamo devastando. Lo stiamo demolendo. Ci siamo curati più di quanti danni ci fa lui. Ma guardate. Lo state guardando, ragazzi? No, sul serio. Cioè,
È devastante. È veramente devastante. Ascolta, ascoltate ragazzi, ho fatto fuori quello grosso, venite voi due piccolini a romper le palle. Ragazzi, io non pensavo di demolirlo così, L'abbiamo seriamente stuprato. Ma seriamente. Cioè, secondo me, anche in in extreme mode, o comunque non l'hard mode, quella proprio in game, ma quella che puoi scegliere all'inizio, con questa spada ce lo scopiamo duro. Oh, signori, allora, sto cercando di parlare col mio pubblico. Se voi non rompete il cazzo, mi fate un piacere, grazie. Vabbè, ho capito, ce ne torniamo a casa, va? Rompi balle. Ok. Quindi, tornati a casa. Devo ammettere che è stato più facile di quello che pensavo. Molto più facile. Ma un sacco più facile, ragazzi. Quindi noi facciamo così. Facciamo così. Apriamo anche i preziosi. Giochi preziosi. Ci facciamo altre 38 sbarre demoniache. Buttiamo giù dell'altro minerale. Altre 34 scaglie. E ci facciamo il casco d'ombra. Signori, abbiamo l'armatura completa. Abbiamo delle scarpe da rana. Cioè delle zampe da rana. Ma abbiamo l'armatura completa del demone. Va lì, che figata. Yeah! Oltretutto con la mia carnagione siamo bellissimi. Ci sta proprio a pennello. Quindi, questo è un altro set completato. Non male. Non male per niente. Io ho così tante stelle che non so che cazzo farne. Quindi posizioneremo una Story in a bottle, che non so che cacchio fa. Dove la posso posizionare? Ah, la posso posizionare qua? No. E perché non me la fa posizionare? Cosa fa la Star in a bottle? Scusate, eh? Può essere posizionata. Io dove te la posiziono? Qui. Ma che bella. Da qualcosa? Wait. No, questa è la velocità aumentata per via Star in a bottle, increased mana regeneration. Che figata. Quindi la possiamo mettere tipo dove andiamo a combattere, se vogliamo fare combattimenti magici, e ci aumenta il mana. Cioè, aumenta la regenerazione del mana. Tanta roba. Ah, la velocità invece è data dalla pozione che abbiamo bevuto, ovviamente. Però abbiamo la velocità di movimento aumentata del 15% e la velocità del corpo al corpo del 7%. Ok, io vorrei chiedere, questo quanto più veloce può essere? Onestamente. Cioè, vabbè. Comunque è stata una serata facile ma proficua. Io direi che, vabbè, chiamiamo un occhio diffidente così per festeggiare, dai. Su, dai, vieni che sta venendo giorno. Ti facciamo secco proprio al volo e ti levi dalle palle, Facciamo così. To. Aspetta che tiriamo fuori le armi grosse, va. Cioè, guardate, li schiacciamo anche con la... Oddio. Lo yo-yo. Io voglio far... Devo farmi, ragazzi, lo yo-yo. Quello da... Ma perché continua a schiacciare sulla hotbar, tacci mia? Oh. E dove vuoi andare, Che ti piglio a culate nell'occhio. Signor occhio di Cthulhu. Guarda che ti massacro. Guarda lì. Non puoi nulla contro il mio scudo incredibile. Dove ci ha portato? Se n'è andato? No, è venuto giorno. Peccato. Comunque la roba del rimbalzare sull'occhio di Cthulhu con la slime è tanta roba. Tantissima. Quindi ragazzi, io vi ringrazio come sempre di avermi seguito. Spero che il face sitting della slime sull'occhio di Cthulhu mi sia piaciuto. Sesso estremo, ragazzi. Solo sono scarso a Terraria. Il mio nome è, come sempre, Quitano8. Ciao a tutti. Wanna wait. Gioco ai videogames da quando avevo
Boom.